Siamo in diretta, bravo, così mi piace. Allora Ciao. iniziamo questo seminario come comunicare in Facebook con Riccardo che indossa la tigre, insieme anche a te perché le competenze della comunicazione, anche te sono tantissimi anni che ti occupi di questo, non solamente di magliette. Abbiamo svelato questo grande segreto, Diciamo che giusto? gioco con la comunicazione da più di 15 anni, più o meno, quindi è diventato il mio hobby preferito. Per essere parrucchiere adesso devi fare praticamente marketing a 360 gradi. Che sia stato l'8 gennaio del 2020 che il mondo è cambiato, ma non c'è ancora consapevolezza del cambio. Tutti e molti molti saloni chiuderanno, sicuro al 100%, perché se non ti sai adattare anche a un nuovo stile di comunicazione, se non ti sai adattare alle persone anche che cambiano, oltre che i tempi, non ce la fai a sopravvivere, perché è un mondo in piena competizione, il futuro. Quindi adattarsi subito è sicuramente un'ottima via d'uscita. Si fanno un sacco di errori, come anche io ho fatto un sacco di errori. Ma Guarda. tuttora li facciamo, ma ci servono appunto per migliorare. Ma per fortuna che facciamo gli errori, perché comunque anche in questo momento noi stiamo facendo un video in diretta, ci stiamo studiando. Quando vai dal supermercato ti riconoscono: ah, ma tu sei quel parrucchiere che ballava. Ricordiamoci che ogni la parola in inglese, dimmi se la dico bene, follower, giusto? Follower. Esatto. Ha un valore che se diventa cliente possono essere dalle 500 euro alle 1000 euro. Nel Dipende senso. ovviamente da come le presenti. Se hai stile, gusto e tatto nel saperle presentare, riesci anche a catturare l'attenzione della clientela, perché questo è lo scopo principale. Se ti limiti semplicemente a fare un reportage di quello che stai facendo, del tuo lavoro, fornisci contenuti senza interesse e il cliente, piuttosto che avvicinarlo, lo allontani. Quindi bisogna stare attentissimi a utilizzare queste forme di espressione e comunicazione, perché possono essere delle armi a doppio taglio. Perché il mondo dei social funziona come un mondo al buio, dove si cammina a occhi chiusi e bendati. Se nel buio riesci a accendere la luce giusta e illuminare la zona giusta, le persone ti vedono, ti guardano come un faro nella notte, ti raggiungono e ti seguono.